La parte su cui tutti gli aspiranti trader si concentrano principalmente è lo sviluppo di una o più strategie. Personalmente non penso sia la parte più difficile, ma questo è un altro discorso. Dopo averne sviluppate diverse, di cui alcune sono rivelate profittevoli e altre si sono rivelate un completo disastro, ho deciso di riassumere in questo video i pilastri su cui personalmente mi baso e che tengo a mente per evitare gli errori commessi in passato. Infatti l'obiettivo è quello di indirizzare in un paio di minuti tutti coloro che vogliono creare una strategia di trading e non sanno da dove partire. Ci riuscirò? Considerando che io, come tanti altri, ci ho perso degli anni, no, ma ci proverò. La prima difficoltà che dobbiamo superare riguarda l'infinita quantità di informazioni che troviamo online. In realtà dovrebbe essere una cosa positiva, ma temo che alcuni si appassionino a dei concetti appresi chissà dove e che a loro volta li condividono dando per scontato il fatto che funzionino. E questo ammetto che è stato uno degli ostacoli del mio percorso, perché invece di lavorare e analizzare i mercati in maniera oggettiva, cercavo in qualche modo di analizzarli con l'obiettivo di dare ragione a queste teorie. Per fare un esempio, ho perso tempo a cercare qualcosa che funzioni su tutti i time frame, perché si dice che il mercato sia frattale, quindi che ogni movimento del mercato osservato da qualsiasi time frame avrà la stessa forma e modalità di avanzamento. Sicuramente è un discorso molto ampio, ma se la guardiamo da un punto di vista pratico, non è proprio così. Se sviluppo una semplice strategia basata su un pattern con stop e profit calcolato sull'ampiezza del pattern, proprio per dimostrare il fatto che il mercato abbia la stessa modalità di avanzamento, si può tranquillamente notare come su un time frame daily funzioni discretamente, o almeno non perde soldi. Se la applico ad un time frame di 30 minuti, a questo punto, visti i risultati, facevo prima lanciare una moneta e tradare di conseguenza. Ovviamente c'è una spiegazione tecnica. Più si scende di time frame e più aumenta il market noise. Se prendiamo per esempio un time frame mensile, si può notare a colpo d'occhio come i trend si sviluppino in maniera molto più, tra virgolette, pulita. Non possiamo invece dire lo stesso per un time frame a un minuto, in cui spesso assistiamo ad un movimento erratico. Quindi anche con una semplice struttura di mercato, quella che va tanto di moda nell'ultimo periodo, inevitabilmente si andrà incontro a più falsi segnali su un time frame più basso. È quindi difficile che ci sia qualcosa che funzioni su tutti i time frame o addirittura, come spesso si sente in giro, che funzioni su tutti i mercati. Perché chiaramente c'è differenza tra una materia prima e per esempio una valuta. Ma non vi preoccupate, tra un attimo andremo più nel dettaglio. Ciò che è importante è non dare nulla per scontato e non innamorarsi di un concetto. Ma anzi, a volte sarebbe proprio utile fare un reset totale. Per me non funziona nulla fino a prova contraria. Ok, bello tutto, ma di concreto, se ora aprissi un grafico, da dove dovrei partire? Potrei farvi dei discorsi filosofici come dovete comprendere le dinamiche del mercato, cosa realmente muove il prezzo. E sì, assolutamente, è sempre utile cercare di scoprire e comprendere qualcosa di nuovo. Ma in realtà, per quanto detto precedentemente, ovvero che il prezzo si muove in maniera diversa da mercato a mercato, andrei più sul pratico e appunto sceglierei un mercato da cui partire. A quel punto l'obiettivo è ricavare più informazioni possibili sullo strumento finanziario, iniziando da informazioni base, come ad esempio quanti giorni alla settimana è aperto o quali sono gli orari di apertura e di chiusura, cosa succede all'interno della sessione e così via. Prendendo come esempio il future dell'S&P 500, possiamo notare che i volumi siano U-shaped. In altre parole, la loro forma è simile a quella di una U durante la sessione cash, quindi la fase in cui i mercati azionari sono aperti. Chiaramente tutte queste sono informazioni utili, anzi direi fondamentali, se noi vogliamo costruire una strategia su questo determinato strumento. Introduciamo ora il concetto di setup e trigger, di cui si parla sempre nella creazione di strategie, ma spesso, secondo me, non ci si sofferma su alcuni dettagli. Innanzitutto dobbiamo capire che per setup si intende un filtro operativo, che dovrebbe appunto filtrare una serie di trade negativi. Un esempio molto semplice potrebbe essere quello di utilizzare una media mobile come setup. Cerco ingressi solo long se ci troviamo al di sopra della media mobile, e ingressi short solo se ci troviamo al di sotto. Per trigger invece si intende il momento esatto in cui si entra in posizione, e può essere per esempio la rottura di un determinato livello, un pattern di candele, oppure qualunque altro tipo di segnale che in base le vostre ricerche funzioni. Tendenzialmente quello che fanno la maggior parte delle persone è partire da un setup e solo dopo concentrarsi sul trigger. Ma forse non è l'approccio più smart che ci sia. Infatti così facendo si andranno a concatenare delle condizioni e il trigger rischia di essere troppo influenzato dal setup. Adesso facciamo degli esempi con degli indicatori in modo che sia tutto più chiaro. Supponiamo che utilizzando la media mobile a 50 periodi per individuare fasi rialziste e fasi ribassiste si ottengano ottimi risultati. Quindi questo sarebbe il nostro
setup, che, se preso singolarmente, funziona. Lasciamolo ora in sospeso e passiamo al trigger, che sarà un banale RSI a 5 periodi, ovvero il più famoso degli oscillatori. Sì, sembra la classica strategia che troviamo se si cerca strategie di trading super profittevoli con win rate al 100%. Dove vuoi, quando vuoi. Ma questi sono dettagli. Supponiamo che anche l'RSI, utilizzato come trigger e preso singolarmente, quindi senza considerare il setup, dia ottimi risultati. E ora la cosa a cui tutti stiamo pensando è combinare queste due tecniche. In altre parole, utilizzerò la media per filtrare i trade dell'RSI. E se così facendo i risultati peggiorassero, cosa che purtroppo succede molto spesso. Infatti tendiamo a pensare che combinare qualcosa che dà buoni risultati con qualcos'altro che dà buoni risultati dia buoni risultati alla seconda. Ma non è proprio così, perché come dicevo prima, si vanno a concatenare delle condizioni. Cioè filtrando gli ingressi con una media mobile porta a risultati peggiori perché magari si verifica meno volte quella condizione di ipervenduto. Forse può sembrarvi un discorso banale, ma in realtà è fondamentale. Anche perché il classico commento che ho ricevuto in altri video in cui mostravo qualcosa di potenzialmente profittevole è: ma perché non utilizzare l'analisi volumetrica o qualcos'altro per fare ingressi migliori? Certo, siamo tutti d'accordo che è un'ottima idea, ma come dicevo prima, non dobbiamo dare per scontato il fatto che funzioni. Quindi, come si potrebbe risolvere questo problema? Si potrebbe partire dal trigger e solo in un secondo momento valutare un eventuale setup. Questo direi che si fa spesso nel trading algoritmico. In pratica vado a vedere se la mia tecnica di entrata barra trigger mi dia buoni risultati considerata singolarmente e solo dopo vado ad aggiungere un filtro operativo che ne migliori le performance. Quali sono i vantaggi? In primis sto testando la tecnica di entrata su un campione più ampio, perché non sto già filtrando sulla base di quello che io penso funzioni. E soprattutto, come dicevo prima, giunti a quel punto dello sviluppo si può trovare il setup migliore per quel determinato trigger. Ma non facciamo l'errore di pensare che con un buon trigger e un buon setup automaticamente sia una buona strategia, perché in realtà manca una parte importante, ovvero l'uscita e la gestione della posizione. Dobbiamo innanzitutto sapere che esistono 5 modi per chiudere una posizione. In primis con lo stop loss, take profit e break even, andando a subire una perdita nel caso in cui lo stop loss venga preso, discorso opposto per il take profit, e per quanto riguarda il break even semplicemente si andrà a spostare lo stop loss sul prezzo d'ingresso e a chiudere in pari, non considerando i costi operativi. Altre uscite sono ovviamente un segnale tecnico per cui vado a chiudere o invertire la posizione, oppure meno gettonata, l'uscita a tempo dopo un certo numero di barre. Ovviamente è difficile stabilire se ce n'è una che è meglio di altre, bisognerebbe analizzare il caso specifico della strategia. Ma ciò su cui mi voglio soffermare, prendendo in considerazione stop loss e take profit, è il rapporto rischio e rendimento. Infatti si tende a pensare che una buona strategia abbia uno stop loss molto stretto e un take profit molto lontano, quindi quando guadagno supero di diverse volte le perdite. E questo è un concetto che si trova anche spesso nei libri, no? Taglia le perdite e lascia correre i profitti. Ok, ma dobbiamo considerare che avendo un rapporto rischio e rendimento così buono, inevitabilmente saranno meno le volte in cui guadagniamo. Quindi sì, quando guadagno guadagno molto bene, ma guadagno poche volte. Questo è per dire che una strategia in cui ho un rapporto rischio e rendimento molto svantaggioso può tranquillamente essere migliore di una strategia in cui ho rischio e rendimento positivo, perché semplicemente guadagno molto più spesso. In altre parole, quello che ci interessa è il valore atteso della strategia, quindi il rapporto rischio e rendimento in relazione al win rate, quindi la percentuale di volte in cui guadagno. Una volta che abbiamo a mente tutti questi concetti, ovvero sappiamo che dobbiamo trovare un trigger, volendo un setup con cui migliorare le performance di una strategia, infine una o più tecniche di uscita, qual è lo step successivo? Andare a testare la strategia, tutti questi concetti, attraverso un backtest. Quindi vedere come avrebbe performato la strategia con questo set di regole nel corso degli anni. E qui il mondo del trading si divide in tre tipologie di persone. Chi è convinto che il backtest sia inutile, perché alla fine stiamo lavorando sul passato e quindi non abbiamo una reale indicazione per il futuro. Ed è comprensibile, ma se consideriamo che i mercati sono formati da pattern che si ripetono continuamente, un backtest può avere senso. E soprattutto se il mio set di regole non ha mai funzionato in passato,
è abbastanza probabile che inizi a funzionare proprio quando decido di fare trading. È più probabile invece che una strategia continui a performare più o meno bene se sviluppata correttamente. E poi ci sono coloro che fanno i backtest a mano. E non posso dire se sia giusto o sbagliato, ma è sicuramente scomodo. È vero che si possono testare anche pattern o altre cose non quantificabili o difficilmente quantificabili, ma è anche vero che siamo molto limitati nei backtest, perché se ci metto un paio d'ore per testare un numero di trade che inevitabilmente sarà abbastanza ristretto e poi voglio fare una piccola modifica alla strategia, dovrei riprendere tutto da capo. Ecco perché sono dell'idea, e attenzione, non vuol dire che sia quella giusta, che forse è meglio partire da qualcosa che è completamente oggettivo e che posso testare in un paio di minuti. Poi eventualmente contestualizzare le informazioni che ho oppure utilizzarle in maniera discrezionale. So che è l'alternativa meno sexy e che bisogna imparare a programmare, ma vi assicuro che se certi linguaggi di programmazione base sono riuscito a impararli io, non vedo qualcun altro che problemi possa avere. E inoltre con questa skill riuscirete anche a fare tutta la parte di ricerca di cui parlavamo a inizio video. Ed ecco che dopo aver fatto tutto ciò, e sperando che non siano stati commessi errori nello sviluppo, che magari approfondiremo prossimamente, abbiamo una nostra strategia di trading. E sottolineo nostra. Non che abbiamo trovato su YouTube e di cui in realtà non sappiamo praticamente nulla. Ma come vi dicevo, questo è solo il primo step di una lunga serie.